Avete pensato a qualche provvedimento forte, anche un ritiro per esempio? No, nessun ritiro, bisogna lavorare tutti i giorni con l'impegno che ci vuole, senza pensare di essere più bravi degli altri, perché forse quest'anno abbiamo pensato di avere una squadra che poteva fare molto meglio di quello che poteva fare, che sta facendo. Non lo sta facendo, quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Troppi giocatori, soprattutto tra i senatori, tra i più esperti, non all'altezza in questa stagione, senza voler far nomi, senza voler accusare qualcuno, però probabilmente ci si aspettava di più da determinati giocatori con una carriera importante alle spalle. Sì, no, io non voglio dare alibi a nessuno, però veniamo comunque da una serie di infortuni. Anche oggi la difesa praticamente era una difesa rientrata oggi dopo diverse partite, e non credo che abbia fatto così male, visto che i due gol li abbiamo presi veramente su una palla inattiva e su un errore in fase di uscita. Per cui voglio dire, non è quello, il problema è continuare a lavorare bene, ma soprattutto essere 11 leoni in campo, e questa è una cosa che non siamo stati oggi, e quando non lo sei fai queste figure qui. C'è ancora una settimana di mercato, ci saranno ancora delle novità. Ultimamente, nelle ultime ore, si fa anche il nome di Rigoni per il Pescara, un nome che potrebbe fare al caso della sua squadra. Ma io adesso non faccio nomi, sicuramente c'è una settimana e domani mattina parlerò con la squadra, perché ho voglia di confrontarmi con loro, voglio sentire che cosa pensano. Poi chi non se la sente di andare avanti può chiamare tranquillamente, c'è una settimana per cambiare strada e noi faremo le nostre scelte. Il tecnico, squadra sul banco degli imputati, al tecnico lei imputa invece qualcosa per queste ultime prove? No, al tecnico non imputo nulla, perché vedo come lavora e in settimana quello che chiede ai ragazzi, se poi in campo non riescono a farlo o non ce la fanno o non sono capaci di farlo, probabilmente abbiamo sopravvalutato qualcuno noi. Potrebbe essere qualche cessione eccellente, Presidente, in questi ultimi giorni di mercato, alla luce anche della prova di oggi e anche di quella con la Cremonese? Ma vedi Paolo, per me di eccellente non c'è nulla in questa squadra, perché è una squadra che ha 16 punti dopo un girone d'andata, vuol dire che non c'è nulla di eccellente. Chi sono quelli eccellenti? Dovremmo chiederlo ai giocatori chi si sente eccellente in questa squadra. Per me nessuno. Presidente, domenica prossima inizia il girone di ritorno, si chiuderà anche il mercato. Da Verona dovrà per forza di cose iniziare un nuovo campionato per il Pescara, perché con queste prove e con questa media punti salvarsi diventa davvero molto molto complicato. Ma certo, è evidente, mica possiamo negare l'evidenza. Dobbiamo cambiare sicuramente percorso e sicuramente dovranno cambiare testa molti dei giocatori che abbiamo in rosa. Lei diceva prima, chi non se la sente di andare avanti lo dica e noi prenderemo i provvedimenti. Assolutamente sì, perché non è possibile, ma io credo che in questi anni si è disegnata una realtà, quella di Pescara, dove si sta bene, è una bella città, dove nessuno rompe le scatole, e questo secondo me è una cosa, dove ci serve un campo in più, abbiamo un campo in più, ci serve il charter, c'è il charter, forse probabilmente ho sbagliato anche io qualcosa come società, perché poi vedo in altre situazioni dove non c'è nulla o manca quasi tutto, però la gente corre di più. L'ultima, Presidente, ha parlato con Breda dopo la partita. Sì, io mi confronto sempre col mister, come ho sempre fatto con tutti gli altri, quindi abbiamo una stessa idea da questo punto di vista. In una partita così brutta, nel finale, davvero l'ultima, Presidente, c'è stato anche l'infortunio di Galano, ci può dire qualcosa per quello che è riuscito a sapere? No, credo che gli abbiano fatto un intervento sulla caviglia e quindi aveva male la caviglia.